diventato un caso. L'autobus che il sindaco di Borgaro vorrebbe vietare ai Rom per motivi di sicurezza e di ordine pubblico rimbalza dalle segreterie dei partiti alle sacrestie delle chiese. Sergio Chiamparino conferma la fiducia ad Aldo Reschigni e Monica Cerutti, assessori regionali coinvolti nella vicenda Rimborsopoli in regione. Da martedì la discussione in consiglio a Palazzo Lascaris. Ad Alessandria si cerca un accordo sulla possibilità di creare un unico numero telefonico per le emergenze che unifichi il 112 e il 113. Il problema resta la carenza di personale. Nasce Sporting Cuneo, la nuova polisportiva che raggruppa squadre maschili e femminili di volley. Obiettivo: rinverdire i fasti della gloriosa Brebank Lannutti, per anni ai vertici della pallavolo mondiale. Ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con gli spazi informativi di Monitor. In apertura del giornale parliamo ancora del caso dell'autobus numero 69, quello che da Borgaro porta a Torino, autobus che il sindaco di Borgaro vorrebbe sdoppiare, una corsa per gli italiani, una corsa per i Rom del campo nomadi di strada dell'aeroporto, un vero e proprio caso che rimbalza dalle segreterie dei partiti alle sacrestie delle chiese. Alla fine è diventato un caso con tanto di strascico e prese di posizione a più livelli. L'autobus che il sindaco di Borgaro, comune di 13.000 abitanti alle porte di Torino, vorrebbe vietare ai Rom per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, rimbalza dalle segreterie dei partiti alle sacrestie delle chiese. Tra chi parla di apartheid e chi cerca di ricondurre il problema ad una difficile integrazione, l'unico risultato ottenuto è quello di aver acceso un dibattito più ideologico che pratico, a far scalpore che la proposta arrivi da un'amministrazione di sinistra, da un sindaco, Claudio Gambino del PD, e da un assessore, Luigi Spinelli di SEL, al punto che anche la presidente nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendola, ha criticato la presa di posizione della giunta, augurandosi che si tratti di sola provocazione. Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'ex segretario del PD ed ex sindaco di Bologna, Sergio Cofferati. Se su quell'autobus ci sono furti e violenze, dice Cofferati, vanno perseguiti e repressi dalle forze dell'ordine. A sorpresa, a sostegno della denuncia del suo sindaco, si schiera Don Gino, parroco di Borgaro, che dalle pagine di un quotidiano torinese prova a capire il perché di una presa di posizione così netta. Non me la sento di dare del razzista al sindaco, dice il parroco, qualcosa bisognava pur fare. E sulla questione interviene anche Marco Latella, consigliere comunale di Borgaro tra le file di Fratelli d'Italia e sfidante dell'attuale sindaco alle ultime elezioni. E lo fa con un video girato proprio nel campo nomadi di strada dell'aeroporto e postato in rete. Il tema è stato abbandonato, i borgaresi hanno per anni, ero giovane io, e già c'erano questi problemi di difficile convivenza. Cosa è stato fatto ora? Una provocazione, una proposta volta a creare una linea distinta per i Rom. Beh, l'avessimo fatto noi saremmo stati tacciati di fascismo, di razzismo e di quant'altro. Io lo trovo vergognoso. Resta la questione di fondo, la difficile integrazione tra le due comunità. Il vero problema che il sindaco di Borgaro, Claudio Gambino, ha sollevato con la sua proposta, così come spiegato nell'intervista di Margherita Costa andata in onda nell'ultima edizione del nostro telegiornale. Ho scritto una lettera a tutte le istituzioni della città di Torino, quindi al prefetto, alla questura, perché credo che sia un problema di ordine pubblico, ma ho scritto anche all'agenzia dei trasporti, al sindaco di Torino, perché tutti insieme intorno a un tavolo ci si sieda e si trovi una soluzione a questo problema. Si potrebbero mettere dei controllori a bordo, si potrebbe mettere un servizio che faccia da controllo per quanto riguarda i biglietti, ma che faccia anche contemporaneamente da sorveglianza per quanto riguarda la linea. Perché chiaramente io ieri avevo qui dei genitori e avevo dei pensionati che prendono il pullman, quindi fasce deboli, che pagano 500-450 euro all'anno di abbonamento per il pullman, che giustamente si lamentavano. Per un problema di servizio, ma soprattutto per un problema di ordine pubblico, che va trattato credo come problema di ordine pubblico. Lasciamo per un attimo la cronaca pagina di politica, parliamo della giunta regionale perché Sergio Chiamparino conferma la fiducia ad Aldo Reschigni e Monica Cerutti, gli assessori coinvolti nella vicenda Rimborsopoli in regione. Da martedì la discussione arriva a Palazzo Lascaris in consiglio. La doccia fredda è arrivata una settimana fa. Imputazione coatta per Aldo Reschigni, vicepresidente della giunta, Monica Cerutti, assessore alle pari opportunità,
Davide Gariglio, capogruppo in consiglio e segretario regionale del partito, Angela Motta, consigliere, Stefano Lepri, oggi vice capogruppo al Senato. La vicenda è quella della rimborsopoli piemontese, passata alle cronache per le mutande verdi dell'ex presidente Roberto Cota. Un'inchiesta che sembrava aver toccato solo di striscio il Partito Democratico, ma che dopo la decisione del GUP Roberto Ruscello di chiedere un supplemento d'indagine, rigettando la richiesta di archiviazione proposta dal GIP, ha coinvolto esponenti di primo piano del centro-sinistra piemontese, oggi seduti tra i banchi di Palazzo Lascaris. L'imputazione coatta prevede di norma un rinvio a giudizio, che di per sé non significa colpevolezza, principio in base al quale Sergio Chiamparino ha chiesto ai consiglieri e agli assessori coinvolti di rimanere, smentendo almeno in parte quella "nella mia lista non voglio indagati per questi reati" che ha accompagnato la sua recente campagna elettorale. Una presa di posizione che rischia però di farne un bersaglio per gli attacchi delle opposizioni e di dividere la sua stessa maggioranza. Netto il giudizio di Davide Bono, consigliere del Movimento 5 Stelle, dell'ex consigliere regionale del PD Roberto Placido, che durante l'ultima puntata di Appuntamento ad Atlantide, andata in onda venerdì sera su GRP, hanno chiesto a Sergio Chiamparino coerenza e univocità di giudizio. L'atteggiamento di Chiamparino, dal mio punto di vista, non è assolutamente accettabile, non è coerente, non si può fare campagna dicendo "io non voglio quelli lì", aprendo un caso politico sicuramente molto molto importante, che noi vorremmo appunto discuteremo ampiamente martedì in consiglio, perché basta con questa, non ne possiamo più di questo doppio pesismo, doppio giochismo del centro-sinistra. Io mi auguro che rimettano il mandato. Chiamparino, se non lo chiedesse, sbaglierebbe, perché si indebolirebbe in un momento molto difficile. Allora diventa complicato quello che taglia ospedali, sprechi, sperperi. Questo è un altro bel tema, stiamo per parlare. Dunque, il PD piemontese pare davvero lontanissimo dalle ribalte romane, siano esse la Leopolda Renziana, oppure la Piazza San Giovanni della CGIL, o comunque i fremiti che il partito dalle Alpi alle Piramidi sta attraversando in una fase di rinnovamento che ovviamente tutti stiamo verificando essere epocale. Pare davvero lontanissimo da queste ribalte romane o fiorentine o siciliane che siano, perché il pane duro della realtà subalpina è purtroppo, ai noi, quello degli scandali, rimborsopoli, firme false. È il pane duro degli scandali, ma anche quello di una leadership locale che non è né carne né pesce. Pensiamo al fatto che i massimi dirigenti, il volto del PD piemontese, si identificano con quelli di Chiamparino e di Fassino, che definire non più di primo pelo è poco, dire che appartengono alla generazione anagraficamente e politicamente per il resto rottamata da Renzi è pure un pallido eufemismo, e quindi questa è la realtà, insomma, è un partito alle prese con una raffica di scandali gravissimi e che ha una difficoltà oggettiva a mettersi in scia sostanzialmente, non solo formalmente, in scia, dicevamo, con la svolta renziana. Proprio ad Atlantide, nella nostra trasmissione venerdì sera, abbiamo avuto l'ex consigliere Placido che ha dato fuoco alle polveri dicendo ciò che in realtà avrebbe dovuto essere ovvio, ovvero che con il rinvio a giudizio gli attuali assessori regionali indagati per rimborsopoli non avrebbero più la possibilità politica di rimanere al loro posto. Chiamparino sta nicchiando, ma ciò che fino ad oggi è negato diverrà a breve irreversibile e quindi il rimpasto sarà inevitabile. Ma la crisi in realtà è molto più profonda, perché è una crisi che investe, dicevamo e lo ribadiamo, il cuore del partito, il cuore e l'anima del partito in Piemonte. Da una parte la vicenda Chiamparino-Fassino, ma dall'altra non va dimenticato il ruolo di Gariglio. Il segretario regionale è Gariglio, un segretario regionale che è implicato in primissima persona sia nello scandalo rimborsopoli, per il quale è avviato verso il rinvio giudizio, sia addirittura per la vicenda delle firme false, già che non vi è anima, per quanto peregrina in questo partito, il PD e in genere tra gli addetti ai lavori della politica piemontese, che non sappia come l'operazione delle firme in calce alle liste che appoggiavano Chiamparino sia stata abbia visto lui stesso come regista, sia stata da lui fortemente voluta, gestita, diretta e realizzata. Non a caso è stato anche già convocato come persona informata sui fatti dall'autorità di polizia giudiziaria. Ecco, tutto questo per dire che in buona sostanza il Partito Democratico in Piemonte oggi ha grane molto gravi da affrontare e da risolvere, ma forse la prima delle quali è proprio quella della segreteria,
Pensare di dover affrontare la tempesta già iniziata con un ponte di comando affidato ad un ufficiale di rotta così in difficoltà è probabilmente una pazzia. Ancora con la politica, perché mentre i radicali lanciano la proposta di una Leopolda tutta piemontese che rottami le vecchie logiche politiche, soprattutto per la strada a un rinnovamento, proprio a Firenze uno dei protagonisti della passata edizione della Kermesse renziana domenica scorsa ha lasciato i lavori prima dell'intervento del Presidente del Consiglio. Non consentiremo che il PD sia trasformato nel partito dei reduci. Noi saremo il partito dei pionieri, non quelli del Museo delle Cere, ma del futuro e del domani. Inequivocabile il messaggio che Matteo Renzi, segretario del PD, ha lanciato domenica alla Leopolda. Ma nella stazione c'era grande agitazione, soprattutto nelle prime file del parterre. Tutti volevano arrivare lì, magari sedersi davanti al palco, ma il doppio cordone della sicurezza ha retto. Eppure, come apprendiamo dalla quotidianità online Firenze News, c'è qualcuno dalle prime file che si alza a metà mattinata senza attendere l'intervento finale di Matteo Renzi. Quel qualcuno, è impossibile non riconoscere la sua figura anche se nella penombra, si chiama Piero Fassino, sindaco di Torino, ma soprattutto esponente storico di quel PD che potrebbe essere rottamato. Lo scorso anno era in prima fila con l'allora segretario Guglielmo Epifani. Quest'anno è in quarta fila. Difficile sapere se aveva previsto un intervento o meno. Sta di fatto che a metà mattinata si alza, si mette in piedi tra addetti alla sicurezza e reporter, punta ancora lo sguardo verso il palco e poi all'improvviso scompare. Di fatto il sindaco di Torino, uno dei simboli dell'ex PC, PDS e DSPD, sembra essere stato messo definitivamente nell'angolo da Renzi. Chiudiamo dunque questa ampia pagina dedicata alla politica, torniamo alla cronaca, lasciamo Torino, spostiamoci ad Alessandria, perché proprio ad Alessandria si continua a discutere sulla possibilità di istituire un unico numero telefonico per le emergenze che unifichi il 112 e il 113. Il problema, a quanto pare, resta però la carenza di personale. Non sono affatto contrari all'unica centrale operativa di sicurezza, i poliziotti del SAPE e il sindacato autonomo di polizia. I tempi probabilmente sono maturi e in fondo una collaborazione tra le forze è necessaria, specialmente durante una spending review ormai consolidata. Anche perché la situazione in provincia non è del tutto omogenea. Ad Alessandria la questura dispone di una nuova sala operativa con due centralinisti, ma il personale in altri settori è carente, in modo particolare al commissariato di Casale Monferrato. Il coordinamento operativo già esiste quando vengono smistate le telefonate, ma l'idea sarebbe quella di unificare 112 e 113 in un unico numero. Semplificherebbe la vita al cittadino, pur senza grandi rivoluzioni operative per le forze di sicurezza. Siamo d'accordo, perché questa situazione nuova dalla parte del cittadino dà un grosso impatto anche di snellimento dal punto di vista delle telefonate. Per quanto riguarda la nostra ricettività, invece, questa situazione comporta l'aggiunta di ulteriori monitors, che sarebbero 6 più 2 tower station, e hanno una peculiarità particolare, cioè che bisogna stare attaccati direttamente a questi monitors con delle cuffiette e con un microfono incorporato. Il nostro problema è quello di sempre, gli organici, ed è anche un paradosso per certi versi, perché proprio in questi giorni che puntiamo all'unificazione delle forze di polizia, siamo proprio noi che diciamo che se guardiamo dentro le mura di casa nostra, quindi la polizia per esempio, il commissariato di Casale nel caso specifico della protesta, siamo pochi. Se guardiamo invece a tutte le forze di polizia siamo tantissimi e bisognerebbe sentire per evitare sovrapposizione e sprechi. In particolare cosa succede? Che l'innovazione che snellisce, diciamo, le chiamate per quanto riguarda il cittadino vanno bene per esempio in questura, perché c'è una sala operativa nuova, perché ci sono due operatori che lavorano H24. La stessa cosa non va bene per il commissariato di Casale, quindi è stata troppo frettolosa questa innovazione, che andrà benissimo quando andrà a regime, perché a Casale Monferrato opera un solo operatore che, avendo questi nuovi 6 monitor e dovendo stare attaccato, diciamo, 24 ore su 24 ore per quanto riguarda il suo turno direttamente a questi monitor con cuffietta, ripeto, e microfono incorporato, questo operatore purtroppo ha altre incombenze da fare, ovvero ha una vetrata, deve indirizzare le persone che vanno negli uffici, quindi è un corpo di guardia a tutti gli effetti, è un centralino, quindi chiamano tutti quell'operatore che non si potrebbe spostare, ha altri monitors, per esempio l'interrogazione SD, che sarebbe tutte le pattuglie che sono sul territorio che chiedono delle informazioni, quindi deve interrogare un altro computer, ha le camere di sicurezza, quindi un ulteriore monitor per le camere di sicurezza.
Quindi è una situazione veramente incandescente, perché questo operatore da solo non ce la può fare. A Saluzzo adesso, pulizia del parco di Villa Aliberti. Un gruppo di volontari sabato pomeriggio ha raccolto bottiglie di plastica, vetro, cartacce e siringhe. Una pulizia spontanea, così la si può chiamare l'iniziativa messa in campo sabato pomeriggio da una trentina di saluzzesi. Obiettivo: pulire una delle zone verdi centrali della città, il parco di Villa Aliberti, che sorge tra Corso Ancina e Corso 27 Aprile. Un'idea lanciata su Facebook tramite il gruppo di Sei di Saluzzo Sé. In oltre 2 ore e mezza sono stati riempiti 40 sacchi, poi portati in discarica dagli operatori dell'Aimeri. I partecipanti, tra i quali anche 2 signori di origine africana residenti in città, erano dotati di sacchi, rastrelli, pale e guanti forniti dalla locale Protezione Civile e dall'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari, sezione di Rimini. Presenti a Villa Aliberti anche il consigliere di maggioranza Aldo Terrigno ed Enrico Falda, presidente della Fondazione Amleto Bertoni. Visto la partecipazione, direi che comunque il messaggio è stato capito. Spero che ci siano altre iniziative del genere, anzi non mi dispiacerebbe che partecipare anche attivamente nell'organizzazione di altre iniziative del genere, proprio perché è il momento ormai di scendere in campo e di dimostrare quell'amore per la città che molti dicono di avere, ma che poi adesso appunto è giunto il momento di dimostrare attivamente, aiutando, facendo quello che si può, ecco. Nel parco di Villa Aliberti, frequentato da molte famiglie anche per via del parco giochi, è stato ritrovato di tutto: bottiglie di plastica e vetro, cartacce, scatolette in alluminio, ma anche 5 siringhe ed escrementi umani. Per le famiglie, per i bambini, vediamo che vengono qua e molti hanno incominciato ad andare in altri luoghi, perché comunque tra immondizia, qualche siringa, purtroppo abbiamo trovato anche quello, non è l'ideale per far giocare i bambini. Con questa giornata abbiamo pensato di dare qualcosina alla cittadina di Saluzzo, sperando che culturalmente anche gli altri possano fare qualcosa. Ecco, qual è il messaggio che vorresti lanciare agli altri saluzzesi che oggi non sono qua? Che tutti possono fare qualcosa, semplicemente le parole possono servire, ma poco, l'importante è fare i fatti. Anche solo raccogliere un pacchetto di sigarette per terra è già qualcosa ed è un buon segno per tutti. E con la diminuzione continua delle risorse economiche delle amministrazioni, occorrerà davvero imparare ad avere più cura per il bene comune che ci circonda. Provincia Grande adesso per parlare di sport, perché proprio a Cuneo nasce Sportin, una nuova polisportiva che raggruppa squadre maschili e femminili di volley. Obiettivo: rinverdire i fasti della gloriosa Brebanca Lannutti, per anni ai vertici della pallavolo mondiale. La pallavolo cunese prova ufficialmente a rinascere dalle ceneri della gloriosa Brebanca Lannutti. Lo fa attraverso un progetto ambizioso presentato nello spazio incontri della Cassa di Risparmio di Cuneo in una conferenza stampa affollatissima. Sì, perché in sala ci sono molti giornalisti addetti ai lavori, ma soprattutto ci sono tutti i ragazzi e le ragazze del settore giovanile cunesi, la miglior garanzia per un futuro radioso. La giornata è importante, si celebra la nascita di una polisportiva, Sportin Cuneo, che ha obiettivi molto ambiziosi, quelli cioè di diventare un punto di riferimento per tutti gli sport cunesi, partendo ovviamente dalla pallavolo. Diciamo che la polisportiva nasce per due ideali, no? Il primo sicuramente è quello di rafforzare la presenza del volley dopo gli avvenimenti che ci hanno preceduto, e la seconda, diciamo, fantasia perlomeno in questo momento è di provare a consolidare lo sport cuneese in un'unica rappresentativa che abbia la capacità di portare a casa chiaramente maggiori sostanze, detto brutalmente maggiori sponsorizzazioni. Può davvero sostituire questa polisportiva quello che era per i cunesi la Brebanca Lannutti? La fantasia ce l'abbiamo tutta, no? Di poter magari tra 2 o 3 anni essere qui a dire siamo di nuovo in A1, no? L'unire le femmine con i maschi è proprio per tenere insieme questo sogno. Oggi prendiamo a prestito la pallavolo femminile che fa la B2, che si è meritato la B2, per tenere insieme i maschi. Intanto
questo passo è stato fatto e questo ci è servito per tenere insieme gli sponsor tradizionali, perché si sa bene che se perdi il contatto per un anno lo perdi per sempre. La pallavolo si parte per poi abbracciare tutti gli sport cunesi, questo è l'obiettivo? Ma diciamo che questo è l'obiettivo del comune di Cuneo, della fondazione, che ci sono sport che vengono definiti maggiori, sport che vengono definiti minori. Noi ci viene da pensare che dovremmo seguire tutti gli sport, no? Dire a Cuneo ci sono 2000 ragazzini che facciano il kickboxing, che facciano la pallacanestro, che facciano la pallavolo, che facciano il calcio femminile, devono avere l'opportunità di fare sport, no? Da questo nostro ultimo servizio ci fermiamo qui, grazie a tutti per l'attenzione, l'informazione di Monitor torna puntuale nei consueti appuntamenti su GRP, di sport si parlerà ancora dopo la sigla del nostro giornale, la nostra striscia quotidiana dedicata proprio agli altri sport. Grazie a tutti, arrivederci a presto.